Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 20 ottobre 2023, Santa Irene, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Piazza Italia apre ad Ostuni. Ieri è stato inaugurato il nuovo punto vendita dello storico family brand italiano di abbigliamento, con una rete di oltre 350 punti vendita in Italia e all'estero. Il marchio Piazza Italia rappresenta una delle principali realtà italiane nel settore della moda. I negozi sono ubicati in via Francesco Rodio, angolo via Monte Sarago. Ostuni continua ad essere meta di investimenti di grandi imprese che innovano e arricchiscono la nostra offerta commerciale. Abbiamo raccolto le gioiose parole di Chiara a nome dell'azienda e del signor Nicola, primo ostunese a fare acquisti. Ostuni ha bisogno di un'azienda come Piazza Italia, in quanto veste donna, uomo e bimbi a dei prezzi super convenienti, trattando una qualità ottima. Quindi noi siamo contenti di poter soddisfare i nostri clienti ostunesi e di riceverli qui con i nostri più completi sorrisi e aiutarli in tutto. Siamo già contentissimi del primo riscontro dopo il primo giorno di apertura. Cerchiamo di dare sempre il nostro meglio, accogliendo più clientela possibile, ma per adesso il bilancio è ottimo, quindi vi aspettiamo qui da Piazza Italia Ostuni, io insieme alle mie colleghe, anche tutte le domeniche dalle 10 alle 13, dalle 16.30 alle 20, oltre a tutti gli altri giorni in settimana. Ci tengo anche a ringraziare l'azienda, i visual, capo area che ci hanno affiancato in questa avventura completamente nuova per noi, e in una sola settimana abbiamo creato questo negozio stupendo e davvero sono dei veri professionisti, quindi senza il loro aiuto non ce l'avremmo fatta. Però c'è anche da dire che questo negozio lo tratteremo come se fosse il nostro, perché l'abbiamo completamente visto nascere e quindi ci lasceremo il nostro cuore più di ogni altra cosa. Vi aspettiamo per soddisfare tutte le vostre esigenze. Sono il primo ostunese entrato in questo negozio a fare una spesa di un maglione. Sono stato il primo che mi hanno fatto lo scontrino, quindi, e sono contentissimo di questo negozio che hanno aperto. Sono molto contento. Sono anche delle belle ragazze comunque. Sì. I prezzi sono accessibili, certo, sono molto accessibili. Vengo con mia figlia e mia moglie, dobbiamo fare ancora della spesa. Ho visto delle belle robe qua, maglioni, giubbotte, anche scarpe. Mi compravo un paio di scarpe, li ho visti già. Oggi ho tutti i miei amici di venire subito. Senza aspettare Natale, prima di Natale. A partire da oggi alle 16.30 ogni venerdì presso la Biblioteca Comunale di Ostuni, appuntamento dedicato alle letture ad alta voce per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni. Le attività e i piccoli laboratori rientrano nel progetto del sistema delle biblioteche comunali dell'Alto Salento. Palazzo Roma di Ostuni riapre i battenti per una nuova stagione di cinema. Questa sera alle 17 e alle 18.30 l'appuntamento è con Me contro te, Vacanze in Transilvania, il nuovo film più amato dai bambini. Alle 20, Open Hour di Christopher Nolan, il film definito un thriller storico. Inizia oggi, nella Villa Comunale, l'ottava edizione autunnale di Hortus Ostuni, organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale Puglia Hortus con il patrocinio del Comune di Ostuni, della provincia di Brindisi e della Regione Puglia. Tanti gli espositori provenienti da tutta Italia che coloreranno la Villa Comunale fino a domenica. In programma conferenze, laboratori e presentazioni di libri. La mostra Mercato sarà aperta oggi dalle 15 alle 20, mentre domani e domenica dalle 9 alle 20. L'ingresso è libero. Nutrito l'elenco di enti, parchi, associazioni e scuole presenti, l'edizione è stata presentata in conferenza stampa dagli organizzatori. Il servizio.
L'ottava edizione di Hortus Ostuni si rinnova, diciamo, il sodalizio tra la nostra associazione e la Città Bianca, quindi tanti espositori, il tempo nonostante tutto regge, un'ottima occasione per immergersi nel mondo del verde, delle piante, dell'orto, del giardino, di tutte quelle tematiche attente che mettono al centro il turismo lento da una parte, però anche il rispetto del verde pubblico e dei propri spazi verdi, diciamo, al centro dell'attenzione della nostra kermesse. E ormai diciamo che siamo presenti sul territorio da 10 anni e ci saranno quest'anno circa 70 espositori, fra espositori e associazioni, e si punterà sempre sull'importanza della biodiversità, quindi della coltivazione sostenibile, e questo lo vedremo attraverso gli espositori che verranno, attraverso i libri che presenteremo e attraverso gli incontri che si svilupperanno da sabato a domenica. Il GAL con Hortus ha un rapporto proprio endemico, nel senso che Hortus è radicato nel territorio come è radicato il GAL, è un congiungersi su tante scelte. Un evento importante perché tratta di tanti temi, quindi che vanno dall'ambiente, dalla sostenibilità e soprattutto ci dà la possibilità ai cittadini comuni di conoscere e approfondire argomenti che appunto riguardano l'ambiente, le piante, i fiori. I temi che saranno trattati in questa edizione saranno i giardini sostenibili, i food forest e tutti argomenti che chiaramente sicuramente richiameranno un gran numero di persone nella nostra città. Nell'ambito della 7ª edizione del Festival della Cooperazione Internazionale è stato organizzato per questo pomeriggio dalle 15.30 alle 20 un convegno sulla salute mentale degli anziani e sull'inclusione sociale. L'iniziativa si tiene presso il centro diurno San Francesco di Paola in via Giosuè Pinto 52. Un ricco calendario di interventi formativi preceduti dai saluti delle autorità locali, politiche e sanitarie. Evento organizzato dalla cooperativa OSA in collaborazione con il Festival, con l'Associazione per la tutela della salute mentale Gulliver 180 e l'Associazione Psicologi Ostunesi. Il Comune di Ostuni ha patrocinato l'evento. Torna anche quest'anno il format letterario La cultura in vetrina, evento a cura della Proloco Ostuni che tratta tematiche di attualità storiche e sociali. Appuntamento quest'oggi alle 18 presso il Palazzo Cirignola in Corso Mazzini con la presentazione del libro Particelle cadaveriche, le infezioni ospedaliere uccidono di Raffaele Di Monda e Pasquale Bacco. Dialoga con quest'ultimo Luigi Del Vecchio. Nei nostri ospedali c'è bisogno di sangue ogni giorno. Il sangue serve per gli interventi chirurgici programmati, per le emergenze del pronto soccorso e per le trasfusioni continue. Oggi dalle 8.15 alle 10.30 presso l'ospedale civile di Ostuni è possibile fare la donazione. La farmacia D'Ambrosio effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo giornata soleggiata con sterili annuvolamenti, temperature in rialzo fino a 31 gradi, venti meridionali, mare calmo. Citazione odierna. Viviamo in un mondo dove tutti vogliono essere qualcuno tranne se stessi. Grazie per aver preferito la nostra informazione.